Mamma mia ragazzi, oggi quanto ci ha detto male. Oggi alla Roma non posso dire niente. La Lazio avrà fatto un tiro in porta, uno, considerando quello della Cervi, che per me è stato l'unico, su papera clamorosa di Paolo Lopez. Poi là, no? Come fai? Come fai a fare una cosa del genere? Paolo Lopez che cosa voleva fare? Io stavo allo stadio, non è che l'abbia visto perfettamente, ma da quello che sembra Paolo Lopez l'ha alzata e poi ovviamente il pallone là si è abbassato, Cervi l'ha presa, ma a parte che il pallone si abbassa lo prendono sempre loro. E vabbè. Ma poi, ma come fa? Cosa voleva fare? Perché? Perché l'hai messa in mezzo? Cioè in quel caso o la blocchi o la alzi dietro. Cioè, non lo so ragazzi cosa volesse fare Paolo Lopez. Per me non ha senso quello che ha provato a fare. Poi vabbè, bisogna pure fare i complimenti alla Roma, perché oggi per me abbiamo giocato un ottimo derby. È finito come all'andata ragazzi, ma derby completamente diverso all'andata. All'andata ci avevano messo sotto, avevano preso 4 pali. Oggi ragazzi li abbiamo messi sotto noi, non hanno fatto niente. Non sono mai usciti dalla metà campo se non con i lancioni. Prima Luis Felipe, poi di Acerbi, poi di Padre, che non sono mai usciti dalla metà campo. Li abbiamo schiacciati, li abbiamo anche surclassati. Gol ragazzi, il primo gol comunque per me è una papera di Stracoscia, perché lì ragazzi, a parte che ci sono due difensori della Lazio, ma poi il portiere se esce così nella terra di nessuno deve essere sicuro. Dzeko mi sembra lo anticipa e la butta dentro, non Dzeko mi sembra, Dzeko sì, era l'unico giocatore che era lì, però non so poi alla fine ci sia stato l'autogol o sia stata confermata la rete di Dzeko. Però ragazzi, veramente oggi troppa sfortuna, un derby sprecato. Oggi potevamo dare la spinta morale a noi e affossare la Lazio, che comunque non era facile fermare, perché la Lazio sta in un periodo in cui dice benissimo, è forte, è una buona squadra, ma gli dice benissimo. Oggi li bloccavamo dopo che avevano perso in Coppa Italia, gli davamo una botta morale incredibile e noi potevamo comunque continuare a salire, perché anche la nostra è una botta morale all'inverso. E invece no ragazzi, il rigore di Gravers onestamente non ve lo so dire, a me sembrava netto in diretta diciamo lo stadio, però non ho visto le play, quindi ragazzi non ve lo so dire. Però onestamente se Clivert lì si è buttato è stato veramente uno stupido, perché da 2 metri lo devi solo appoggiare col sinistro oppure col destro. Cioè ragazzi, come fai a buttarti? Perché poi? Perché? Troppi perché in questa partita ragazzi, e poche certezze, perché la Roma oggi doveva vincere, dovevamo per forza vincere e ce la stavamo pure meritando. La Lazio avrà fatto solo il catenaccio per tutta la partita, non ha fatto veramente niente. Oggi Fonseca ha giocato veramente benissimo, benissimo. Oggi Fonseca li ha fatti giocare benissimo, l'ha preparata bene e l'ha incartata Inzaghi. Inzaghi è bravo a fare queste cose, comunque con Spalletti vinse 3 derby su 4. Però oggi bisogna dire strapotere tecnico, tattico e proprio di potenza, di forza. La Roma ha lottato su tutti i palloni, poi purtroppo i rimpalli erano sempre fuori loro. Oggi una sfortuna incredibile. Bisogna ripartire ragazzi, da domani sarà una nuova settimana, è finita una settimana tosta, però quanta sfortuna ragazzi, quanta sfortuna veramente. Sempre forza Roma, ciao.